Allora, questa settimana il tema che abbiamo sul menù da assaggiare nelle varie forme è quello dei cicli. Abbiamo accennato qualcosa già mercoledì scorso, ma adesso, diciamo così, dedicheremo le ore di questa settimana, no, a sviscerare un pochino meglio l'argomento. Abbiamo iniziato a vedere un nuovo costrutto di controllo che era l'istruzione while, che è utilizzato ogni qualvolta vogliamo ripetere più volte un determinato blocco di istruzioni. Okay? Il funzionamento è relativamente semplice, ma come sempre la complessità arriva nel momento in cui cerchiamo di usare questo costrutto combinandolo con altri e di fatto costruendo quelli che sono i casi d'uso normali, no? Usuali. A livello di definizione è abbastanza semplice, no? Perché abbiamo visto che la creazione di un ciclo, ossia la ripetizione di una parte di programma, è composta sicuramente da due parti indispensabili che sono il blocco, in questo caso B, che rappresenta il corpo delle esecuzioni, delle istruzioni da ripetere, cioè il motivo per cui faccio un ciclo è perché ho delle istruzioni e voglio che queste vengano ripetute più volte. Quindi questo è il punto di partenza. È il cosiddetto corpo del ciclo che è costituito dalle istruzioni che vogliamo che siano ripetute. E poi c'è ovviamente la condizione del ciclo stesso che deve sempre esserci e deve sempre permettere all'inizio di entrare nel ciclo, quindi questa condizione tendenzialmente nelle prime fasi sarà vera, verrà valutata con un valore vero, e poi man mano che il ciclo procede verso la conclusione, prima o poi dovrà diventare falsa, e il fatto che la funzione diventi la condizione diventi falsa fa sì che l'esecuzione possa uscire dal ciclo. Okay? Questo è il meccanismo di base. Poi dovremo fare attenzione a come useremo le varie variabili che ci sono prima, durante e dopo il ciclo, ma questo lo vediamo con i vari esempi. Ecco, possiamo provare, per diciamo così, vedere il funzionamento di base, a seguire questo esercizio che era qua proposto sulle slide, sul libro, e ci dice, guarda, supponi di avere 10.000 euro in banca, e supponi che la tua banca ti dia un interesse composto annuo di una certa percentuale. Quindi l'esercizio fa l'ipotesi del 5%, ci sarebbe da leccarsi tutte le dita e anche prendere a prestito. Ma è un numero ipotetico. E l'esercizio ci chiede, dopo quanti anni tu avrai raddoppiato il capitale iniziale? Ok? Chiaro che se uno si mette a fare due conti con i logaritmi ci arriva, no? Però facciamo finta che, perché esiste la formuletta che ci permette di calcolarlo in modo esatto, ma facciamo finta di non saperlo oppure di non voler usare la formula, oppure nel caso in cui la regola di applicazione degli interessi sia più complessa, magari non esiste una formuletta, non esisterebbe una formuletta, no? Allora sviluppiamo quello che possiamo chiamare una semplice simulazione. Simuliamo quello che succede con il nostro investimento, con quelle due cose che sappiamo sui cicli while. Quindi il nostro file investimento in cui a partire, no, quello che vogliamo fare è partendo da un capitale iniziale di 10.000 euro, quanti anni sono necessari per raddoppiare il capitale se esso viene investito con un interesse fisso composto pari al
diciamo 5%, poi questo dato lo potremo cambiare. Punto di domanda. Interesse fisso perché ogni anno sarà sempre lo stesso, composto perché ogni anno l'interesse viene calcolato sull'ammontare iniziale più tutti gli interessi accumulati negli anni precedenti. Ok? Qui noi abbiamo un capitale iniziale che può essere 10.000 euro e noi vogliamo raggiungere un capitale finale che sia almeno il doppio del capitale iniziale. No? Con un tasso di interesse del 5%, 0,05 annuo. Ok, e fin qua. Adesso cosa dobbiamo fare? Io investo 10.000 euro, aspetto 12 mesi e passati 12 mesi vado a riscuotere un interesse alla fine del primo anno, mettiamolo come dopo un anno, vado a riscuotere un interesse che è pari al capitale iniziale che avevo investito per il tasso di interesse. No? Vabbè. E questo interesse si va a sommare al mio capitale. Quindi a questo punto io in banca avrò un capitale, non più iniziale, ma il capitale effettivo dopo un anno, che sarà pari al capitale iniziale più l'interesse. Calcolato così. E poi, dopo due anni, cosa succede? Succede che io avrò un nuovo interesse calcolato che è pari al capitale, non più capitale iniziale, ma il capitale della fine del primo anno, su cui si applica l'interesse, che in questo caso è sempre lo stesso, il tasso di interesse è sempre lo stesso. E quindi nel secondo anno, come interesse, mentre il primo anno l'interesse avrò sicuramente il 5% di 10.000 che fa 500? Sì? Il secondo anno calcolerò il 5% non di 10.000 ma di 10.500 e quindi farà qualcosa di più. Applicando questo interesse, diciamo reinvestendo questo interesse, e qui è il giochino dell'interesse composto, avrò un nuovo capitale che è uguale al capitale che avevo all'inizio dell'anno più l'interesse che ho calcolato alla fine dell'anno. Quindi qua è diversa la riga 18 dalla riga 14, la riga 14 era la fine del primo anno, quindi il capitale che ho alla fine del primo anno è uguale al capitale iniziale che avevo investito, che erano questi 10.000, più l'interesse. Al secondo anno, alla fine del secondo anno avrò un capitale che è pari al capitale che avevo alla fine del primo anno, più l'interesse. Quindi qua ho riusato, ho deciso di usare la stessa variabile, no? Aggiornando semplicemente la variabile capitale, a ogni volta che passa un anno sostituisco al valore della fine dell'anno precedente il valore della fine dell'anno successivo. E dopo tre anni? E dopo tre anni uguale. Farò esattamente le stesse cose. Calcolerò l'interesse che a questo punto lavoro sul capitale che è quello che avevo alla fine del secondo anno, quindi ho fatto bene a usare la stessa variabile, perché quella che mi serve è poi l'anno dopo, e poi andrà ad accumulare al capitale del secondo anno l'interesse del terzo anno, ottenendo quindi il capitale del terzo anno. Allora, io qua non vado più avanti in questo modo, perché mi sono accorto di due cose. Uno, che sto ripetendo la stessa cosa e quindi questo
è un suggerimento per dire guarda che se devi ripetere conviene fare un ciclo anziché doverlo ripetere tu a mano più volte, ma anche perché se mi chiedeste quante volte devo ripeterlo io non ve lo so dire, cioè guarda caso è proprio la domanda che ci siamo fatti all'inizio: quanti anni sono necessari, cioè quante volte devo riapplicare l'interesse per arrivare a quello che è il mio obiettivo? E quindi non sapendolo non posso neanche costruire un programma che lo calcoli. Andiamo per gradi. Il primo grado è, quindi questo giochino qua lo posso sostituire con un ciclo while una certa condizione che poi scriveremo, due punti e queste due istruzioni. Cioè il mio programma si può trasformare così. Cioè, visto che alla fine di ogni anno devo ripetere le stesse istruzioni, io posso mettere queste istruzioni come corpo di un ciclo while e queste verranno ripetute così come sono. Quindi in questo caso mi può, cioè scrivere un ciclo while di questo genere mi butta via ciò che ho scritto per l'anno 2 e l'anno 3. E all'anno 4 che non ho ancora scritto, l'anno 5 che non ho ancora scritto e così via. Tutte queste ripetizioni sono semplicemente, avvengono all'interno del ciclo. Quindi io posso cancellarla, no? L'anno 1 è un po' diverso perché se guardate a ciò che abbiamo scritto, nell'anno 1 non ho scritto capitale e capitale qui, ma ho scritto capitale iniziale e capitale iniziale. Quindi per come l'ho scritto, l'anno 1 rimarrebbe, dovrebbe rimanere fuori dal ciclo. Perché non sto ripetendo la stessa cosa, ne sto facendo una molto simile, ma non la stessa. Quindi a volte si fa, nel senso che quando iterare e ripetere un certo numero di volte un'operazione, capita spesso che la prima e l'ultima iterazione debbano essere leggermente diverse. E allora le lasciamo fuori dal ciclo, normalmente come abbiamo sempre fatto. Quando invece c'è un blocco che si ripete identico a se stesso, tanto vale farlo ripetere in automatico. Oppure cerchiamo di adattare anche la prima iterazione, in questo caso il primo anno, allo stesso formato degli altri. Noi possiamo modificare queste due righe in modo da renderle identiche a quelle altre? Ovviamente senza modificarne il significato. Sì, basterà usare al posto di capitale iniziale un valore capitale, qui, con l'accortezza che capitale lo inizializzo al capitale iniziale. No? Qui ho fatto un'operazione che qua sembra inutile, avevo un capitale iniziale, l'ho copiato in una variabile, variabile la quale ho usato subito dopo per calcolare queste espressioni. Guardando solo questo mi potreste dire, ma hai fatto un'operazione inutile, hai introdotto una variabile inutile. No. Ma io l'ho fatto non tanto per la prima iterazione, ma l'ho fatto per rendere la prima iterazione identica alle altre e quindi questo non ho più bisogno di queste due istruzioni perché le operazioni che facevo per il primo anno le posso fare come prima iterazione del ciclo stesso. E quindi via anche questo. Ok, e quando mi manca ancora una cosa, almeno una cosa, due almeno, la più importante è mettere qualcosa al posto di quei punti interrogativi. Allora, qual è l'informazione che mi dice se devo ancora andare avanti e fare il calcolo per un anno successivo oppure no? Finché non ho raggiunto il capitale finale che mi riproponevo di raggiungere. Quindi finché il capitale che ho io in tasca è più piccolo di quello finale, devo ancora aspettare, andare avanti all'anno successivo. Se il capitale che ho in tasca fosse maggiore o uguale, ma
uguale non lo beccherò mai, al capitale finale che desidero raggiungere, posso fermarmi perché ho, diciamo così, raggiunto il mio obiettivo di investimento. Quindi la condizione, qui nel ciclo while, nella condizione del while, mi devo sempre chiedere quando è che devo continuare, non quando devo finire. La domanda giusta è quando devo continuare? Devo continuare quando il capitale che ho in tasca è ancora minore al capitale finale che voglio raggiungere. Se no, finisci di iterare. E quindi alla fine potremmo dire che hai raggiunto il capitale di euro. Capitale euro. Se io faccio un run di questo, alla fine mi dirà che ho raggiunto il capitale di 20.789 erotti euro. Possiamo fidarci o no? Il problema è che non mi dice ancora quanti anni ci ho messo. Adesso andiamo ad aggiungerlo. Erano due cose che ci mancavano, una la condizione e l'altra il calcolo degli anni. Però concentriamoci su ciò che abbiamo fatto. Abbiamo riconosciuto che questo problema si poteva risolvere ripetendo, eseguendo ripetutamente alcune istruzioni. Queste quindi le abbiamo messe dentro un ciclo while. Abbiamo anche cercato di fare attenzione, come le scrivevamo, in modo che fossero più facili da essere ripetibili, identiche a se stesse. E abbiamo identificato qual è la condizione che ci faceva capire quante volte dovessero essere ripetute. Qui non c'è scritto quante volte le ripeto, c'è scritto qual è la condizione che di volta in volta mi dirà se devo ancora fare un giro oppure no, ancora uno oppure no. Se questa condizione è true farò ancora almeno un giro, se la condizione è false smetto di girare. Dentro il ciclo ho usato le variabili chiaramente, ho usato una variabile interesse e una variabile capitale, ho usato anche le variabili che erano dichiarate sopra, tipo tasso di interesse. Allora, guardiamo che fine fanno queste variabili. Tasso di interesse è di fatto una costante, viene impostata qui e usata per moltiplicare per un valore costante. Quindi che sia dentro un ciclo non mi dà fastidio. Interesse è una variabile che prima della riga 15 non esisteva. Ne assegno un valore alla riga 15, questo valore viene usato alla riga 16, e poi non mi serve più. Quindi è una variabile il cui valore ha senso solamente all'interno di una singola iterazione del ciclo, di una singola esecuzione del corpo del ciclo. Non mi dà problemi. Addirittura, volendo, avrei potuto eliminarla quella variabile, mettere semplicemente una formula più lunga, sostituendo direttamente in linea l'espressione. Quindi è una variabile che tocco dentro il ciclo, ma uso solo dentro il ciclo dopo che l'ho toccata, dopo che l'ho assegnata. È come se fosse ad ogni giro una variabile diversa. Poi è sempre la stessa, ma è come se nella nostra testa. Perché il giro successivo non mi interessa più il valore che aveva il giro precedente. Diverso è invece la variabile capitale. Perché io alla riga 15 ne uso il valore che ha già, ma alla riga 16 la modifico, quindi vedete che la uso prima di modificarla. Allora il numero che c'è dentro questa variabile qua alla riga 15
Da dove arriva? Arriva normalmente dal valore che gli avevo assegnato nelle istruzioni successive, ma dell'iterazione precedente, del giro prima. Tranne la prima volta, al primo giro, quando non c'è un giro precedente e la riga 16 non è ancora mai eseguita, che entrerà col valore iniziale che avevo segnato prima dell'inizio del ciclo. Quindi questa variabile viene inizializzata prima del ciclo. Assegno un valore iniziale. Questo valore iniziale verrà usato quando? Nella prima iterazione del ciclo. La prima volta che lui esegue queste due istruzioni. Dentro capitale ci va a finire 10.000. Viene inizializzata prima del ciclo, viene usata dentro il ciclo, cioè le leggo il valore, le uso per fare i calcoli, e viene aggiornata all'interno del ciclo. Viene modificata all'interno del ciclo. Cioè la vera differenza tra tasso di interesse e capitale è che tasso di interesse viene usata dentro il ciclo ma non viene mai modificata dentro il ciclo. Capitale invece viene sia usato che modificato e viene usato prima di essere modificato. Quindi il prima significa che va a prendere un valore che arriva da prima, e prima vuol dire prima del ciclo, oppure può voler dire nel ciclo ma nei giri precedenti, nelle iterazioni precedenti. Questa variabile capitale inoltre ha un altro lavoro da fare, quello di determinare la condizione di uscita. Ed è fondamentale che nella condizione di uscita compaia una variabile che viene aggiornata dentro il ciclo, modificata dentro il ciclo. Perché altrimenti non uscirei mai da quel ciclo se la condizione che c'è scritto lì non cambiasse mai valore. E se le variabili che contiene non cambiano valore esse stesse, la condizione non potrà diventare la vera falsa. Ok? Quindi bisogna sempre fare attenzione quando dentro un ciclo tocchiamo una variabile e garantire che questa variabile sia stata correttamente inizializzata fuori dal ciclo per la prima iterazione. E poi di fatto quando io assegno questa variabile alla riga 16, sembra un po' strano perché dici, ma la riga 16 è l'ultima riga del ciclo, perché ti prendi la pena di settare una variabile che poi il ciclo è finito? E no, perché questo valore qua lo setto non per me, lo setto per me stesso l'anno prossimo. Lo calcolo per averlo l'anno prossimo, per averlo la prossima iterazione. Ok? Se noi volessimo vedere passo passo come funziona questo programma, le prime istruzioni sono semplicemente delle assegnazioni normali, settiamo questa variabile capitale e qui facciamo finta di essere l'interprete Python che vede che capitale vale 10.000 e capitale finale vale 20.000 e quindi decide che questo minore è vero. Questa espressione è un'espressione booleana, è un minore che sappiamo che può avere true o false, in questo caso vale true, e quindi il while entra nel ciclo, entra nel corpo. Oh, può capitare benissimo che quando scriviamo un ciclo while, nell'esecuzione del programma, quando arrivo a quel punto, la condizione la trovo già falsa, la prima volta che arrivo è falsa, e quindi il ciclo non viene proprio eseguito, viene saltato e basta, come fosse una if che viene saltata. Può capitare che la condizione sia già falsa in partenza. Normalmente impostiamo il programma in modo che la condizione in partenza inizialmente sia vera. Quindi entro nel ciclo e andrò a eseguire questa istruzione. Capitale 10.000 perché è quello iniziale, tasso di interesse 0,05, interesse, vabbè adesso lo calcoliamo, questa variabile interesse non c'è ancora, ma dopo che eseguo l'istruzione varrà 500 e andiamo a sommarlo al capitale. Quindi abbiamo il capitale aggiornato a 10.500. Poiché dopo la riga 16 non c'era più nessun'altra istruzione rientrata, allineata dentro il corpo del ciclo while, sono tornato su
Python torna su e dice ok, ho finito un giro di questo ciclo, vediamo se devo farne un altro. Allora va a rivalutare la stessa espressione di prima. Capitale minore capitale finale, l'espressione è la stessa, ma i valori che ci sono dentro sono cambiati. In questo caso non è 10.000 ma 10.500. Ok, in questo caso è ancora minore, quindi entro ancora. Aggiorno interesse, capitale vale 10.500, quando aggiorno questo gli sommerò 525 e quindi sarà 11.000 e spiccioli, 11.025, che è ancora minore di 20.000 e quindi andrò ancora avanti. E così via, per un certo numero di volte. Vedete che il capitale sta aumentando, 13.4, l'interesse che sommo ogni volta anch'esso è maggiore grazie al capitale composto. E arriverò a un certo punto a 18, 19, 7, a questo punto dovrei superare i 20. E questa espressione che abbiamo valutato già un certo numero di volte, ci aveva sempre detto true, questa volta mi darà false, perché 20.700 non è minore di 20.000. E while tranquillo allora dice se la condizione è falsa io non entro più a eseguire queste due istruzioni, ma passo a quella successiva, che era print, che mi stamperà, vabbè, il messaggio di prima. Adesso, a meno che qualcuno di voi abbia contato quanti clic ho fatto, continuiamo a non sapere quanti anni sono passati. Se l'avete contato quanti clic ho fatto, invece cambiate hobby, perché avete dei problemi. Facciamoli contare a lui. Come faccio a sapere quanti giri ha fatto? Quanti anni sono passati? Parliamo in anni perché è il dominio del problema che stiamo... Potremmo anche lì avere una variabile che conta gli anni. Cioè quando applico un interesse dico tu guarda è passato un anno. Quando riapplico l'interesse dico tu guarda è passato un altro anno. E quindi qua potrò dire dopo... tot anni. Questa è una variabile anche qua che aggiornerò dentro il ciclo, perché ogni volta che faccio il ciclo deve assumere un valore diverso. E ovviamente se io provassi a eseguire questo programma si arrabbierebbe tantissimo, perché quando arriva alla linea 17 lui fa anni uguale anni più 1. Ok, allora anni più 1 quanto vale anni? E chi mai me l'ha detto? La variabile anni qua viene usata prima di essere assegnata. Prima uso il valore vecchio a destra dell'uguale e poi assegno il valore nuovo a sinistra dell'uguale. Come capitale, solo che qua viene tutto sulla stessa riga. Anche qua è una variabile che stiamo aggiornando dentro un ciclo. Per fortuna Python mi dice questa variabile non è definita, perché quando la stai cercando di leggere non l'hai ancora assegnata. Il che vuol dire che devo assegnare un valore iniziale al numero di anni 0, 1, 0, 1, 0, 0. Mi fido? Sì, è 0. Però è uno dei punti in cui è più facile sbagliare. Conto da 0, conto da 1... Io ragiono così: se il capitale, cerchiamo di dare una coerenza ai valori delle variabili, no? Se il capitale è uguale al capitale iniziale, allora non è ancora passato manco un anno. Quando il capitale avrò sommato l'interesse del primo anno, allora sì, sarà passato un altro anno. E quindi finalmente ci dice che dopo 15 anni. Ho dimenticato di scrivere la parolina anni. Ho raggiunto questo capitale dopo 15 anni di investimento. Ci fidiamo? O magari sono 14 e abbiamo sbagliato a fare i conti. O sono 16 e abbiamo sbagliato a fare i conti. Come facciamo? Qualcuno voglia fare i conti a mano per vedere se... No, dai.
Allora io farei solo un controllino dopo tot anni hai tot euro. Giusto una print inutile, analizzando la quale però riesco a capire se sto facendo la cosa giusta. Ad esempio mi dice dopo un anno hai 10.500 euro, giusto? No, io quello che temevo è che qua mi scrivesse dopo un anno hai 10.000 euro, il che voleva dire che il numero di anni era troppo grande rispetto al valore, oppure che mi scrivesse dopo 0 anni hai 10.500 euro. In quel caso significava che invece la variabile anni era uno indietro rispetto a quello che doveva fare. Vista questa devo dire che non ho bisogno di guardare le altre, perché poi va avanti, si incrementano uno per giro, e quindi non è che se era giusto all'inizio e la incremento correttamente poi a metà decide di saltare un pezzo, no? Però avevo bisogno di vedere questo per essere sicuro del valore finale qua sotto. Ok, adesso l'ho visto, lo posso commentare, dai. Non facciamo print inutili. Poi vabbè, chiaramente se uno vuol dire ma che brutto, mettiamo le due cifre decimali, fate tutto quello che volete, ma non cambia l'algoritmo. Ok? Allora questo è un esempio di un ciclo governato da una variabile di controllo, capitale, che viene aggiornata ovviamente dentro il corpo del ciclo e che determina l'inizio, la prosecuzione e la fine del ciclo, quando inizia, quando deve continuare e quando invece deve terminare. Ogni ciclo su questa terra ha sempre almeno una variabile che gioca questo ruolo di variabile di controllo, che mi fa entrare e fa continuare a iterare finché lo dice lei, e quando fa smettere di iterare, quando il suo valore. In questo caso abbiamo un ciclo che itera tante volte quante servono finché non si raggiunge una certa condizione. Altre volte, lo vedremo, invece ci sono dei cicli in cui so già prima quante volte iterare. Se mi chiedessero, senti, ma dopo 10 anni quanto vale il tuo capitale, allora dovrei cambiare la condizione, anziché nella condizione del while testare il capitale, testerà gli anni. Andrei a dire, se anni è minore di 10, continua ad andare avanti. Quando anni è arrivato a 10, fammi vedere quale capitale ha raggiunto. Sarebbe ovviamente un problema diverso. Vabbè, questo è ciò che abbiamo già visto interattivamente. Quindi in questo caso era un ciclo che iterava quanto necessario per raggiungere un obiettivo, in questo caso il capitale finale. Abbiamo poi usato la variabile anni in un modo che è abbastanza frequente. Adesso noi l'abbiamo messa solamente perché ci serviva a stampare un numero. Ma se andiamo a vedere come si comporta questa variabile, che parte da 0 quando ho fatto 0 iterazioni, vale 1 quando ho fatto 1 iterazione, vale 2 quando ho fatto 2 iterazioni e varrà 15 quando avrò finito le 15 iterazioni, e alla fine del ciclo vale 15, questa variabile di fatto sta contando quante iterazioni faccio. Una variabile che viene azzerata, inizializzata a 0 prima di un ciclo e incrementata di un'unità, all'interno del ciclo, la chiamiamo amichevolmente contatore, perché conta quante volte una cosa succede. Parte da 0 un contatore, non parte da 1, perché prima che sia successa la prima volta non è mai successa, quindi 0. E poi quando succede, succede che cosa? Succede l'esecuzione del corpo, ovviamente, del ciclo della iterazione, conta 1, aumenta di 1. E questo è uno schema abbastanza frequente quando uno deve fare dei cicli di cui sa quante iterazioni devono essere fatte. Ad esempio questo programma stampa i numeri da 1 a 10.
ho deciso io che deve stampare il numero da 1 a 10. Allora un contatore che parte da 1, stampa 1, poi si incrementa, stampa 2, poi si incrementa, stampa 3, e finché deve ancora stampare il 10, continua a iterare. Quando il contatore è diventato maggiore di 10, quindi questo minore uguale non è più valido, uscirò dal ciclo e quindi l'11, il valore 11 non lo stamperò mai. No, questo è un esempio di un ciclo governato, controllato da un contatore. Non è che un contatore è una cosa strana o perché si chiama counter deve essere un contatore, è il modo in cui uso una variabile e anziché dirvi ogni volta prendo una variabile che inizializzo a 0 o a 1 in questo caso con questa slide, che inizializzo un valore nullo, iniziale, prima del ciclo e poi incremento di unità dentro il ciclo, anziché dire ogni volta questa pappardella, dico ok, usiamo la variabile C come contatore. È un micro pattern, diciamo, che se dico contatore è qualcosa che tutti sanno, e adesso sapete anche voi, che si inizializza prima e si incrementa dentro, fine. E alla fine mi dice quanti giri ho fatto, o quante volte una certa cosa è successa. Non abbiamo aggiunto nulla, perché c'è sempre un uguale, un più e un minore qua, è un while. Non è che c'è una sintassi apposta per un contatore o altri tipi di variabili a cui via via daremo dei nomi, no? Ma ci ricordiamo che abbiamo scoperto un modo di usare variabili che ci torna utile. E allora, per ricordarlo più facilmente, no? Lo battezziamo. Ogni volta, quando mi dicono fai un ciclo che ripeta 17 volte una certa cosa, non devo mettermi lì a ragionare, eccetera. So già come fare ormai, perché sono tutti uguali. Il contatore normalmente viene aggiornato come ultima istruzione. Non è che sia una legge, è comodo così. È comodo aggiornarlo come ultima istruzione, uno perché è visibile, lo vedo. Ok, aggiorno questo e torno su a verificare quanto vale. Quindi il contatore ce l'ho nella prima riga e nell'ultima riga del ciclo while, sulla condizione e sull'istruzione di aggiornamento. E poi, se lo aggiorno come ultima istruzione, sono sicuro che dentro il corpo del ciclo ci fossero tante istruzioni, quelle vedono tutte lo stesso valore del contatore. Cioè non è che a metà, la prima metà vede il valore vecchio, la seconda metà vede il valore nuovo. Perché non mi piace farmi del male da solo. No? Quindi è comodo, alla fine, quando ho finito un'iterazione dico ok, questa è andata, è fatta, la contiamo, la segniamo, più uno. Oppure abbiamo dei cicli controllati da un evento, da una condizione, cioè quando capita una certa cosa allora esco, come l'esempio del bilancio dell'interesse che abbiamo appena fatto, dell'investimento. Nel primo caso semplicemente guardando il codice ti so dire che questo ciclo viene eseguito 10 volte, nel secondo caso non so quante volte, semplicemente guardando il codice senza eseguirlo non ti so dire quante volte viene eseguito. Quindi viene eseguito, a volte qualcuno dice che sono cicli che vengono eseguiti in numero fisso o un numero variabile di volte, no? Ma non è che sia fisso o variabile, per il Python è sempre variabile. Per lui è una scoperta ogni volta che arriva qua, con estremo stupore si accorge che il contatore è minore di 10. E allora dice, vabbè, devo ancora fare un altro giro. Non è che capisce che poi alla fine deve fare 10, no? Quindi è sempre lo stesso tipo di ciclo. Il numero di iterazione è fisso, è noto a priori a me che ho scritto il programma o a me che leggo il programma, non all'esecuzione. Come esecuzione è esattamente la stessa cosa, sono varianti di cicli che poi si trovano spesso. In questo caso l'anno è usato come contatore anche lui, anche se questo contatore ci è servito per contare gli anni, ma non lo stiamo usando per governare il ciclo. Il ciclo è governato dal capitale e non dall'anno. Qui ci sono alcuni esempi . Cerchiamo di capire cosa fanno queste cose. Allora, cerchiamo di non guardare le colonne di destra, no? Leggiamo questo codice e proviamo a immaginare, alcuni sono sani, altri sono malati, questi esempi. Allora, io uguale a 0, totale uguale a 0, while totale minore di 10,
incrementa i, incrementa totale, stampa i e totale. Totale i uguale i più 1, totale uguale totale più i. Allora, come facciamo a capire cosa succede, no, senza incrociare gli occhi, senza impazzire? Allora, conviene, beh, uno può a mente seguire e cercare di capire cosa succede, ma può anche dire, proviamo ad andare in modo sistematico, e dire, ok, allora noi abbiamo due variabili che si chiamano i e totale, ok? Mettiamolo qua, così abbiamo il codice e l'analisi che ne facciamo a fianco. Il valore iniziale, i vale 0, totale vale 0. Ok, adesso entro in ciclo while, totale minore di 10, totale vale 0, quindi è minore di 10. Ok, entro nel ciclo, cosa faccio? Prima iterazione, i uguale i più 1, quindi i vale 1. Totale uguale totale più i. Allora, totale uguale totale che è 0 più i che vale 1 in questo caso, perché l'ho già incrementato. 1. Stampa i, total, beh, stamperà 1, 1. Seconda iterazione. Sono arrivato al fondo, ho fatto questa print, ho immaginato di fare questa print, torno in su. Total minore di 10? Sì, vale 1. Ah, total, non totale. Vale 1. Ok, allora entriamo. I uguale i più 1, quindi i vale 1. Valeva 1, diventa 2. Total uguale total più i. Quindi total valeva 1, e adesso sommo i che vale 2, quindi è 3. Stamperà 2, 3. Torna su, confronta se il totale, cioè 3, è minore di 10, sì, incrementa i, 3, incrementa, somma al totale che vale 3, il valore di i che vale 3 e quindi varrà 6. Ok. Stampa 3, 6, torna su, 6 minore di 10, sì, allora incrementa i che diventa 4, e il totale sarà uguale al totale di prima, cioè 6, più il valore di i attuale, cioè 4, cioè 10. Questo lo stampa ancora e poi basta, fine. Non stampa più niente. Ok? Allora, cosa abbiamo fatto? Visto che abbiamo delle variabili che vengono continuamente aggiornate dentro un ciclo, per capirci qualche cosa andiamo in modo ordinato. Ci facciamo una tabellina in cui, diciamo così, nell'asse del tempi ci siano i vari valori che le variabili assumono nelle varie iterazioni. E quando dobbiamo leggere il valore di una variabile, andiamo a prendere sempre il più recente, quello più in basso. Quindi quando ad esempio ho preso questo 10, ho sommato il valore di total precedente, l'ultimo che è stato assegnato, questo 6, e il valore di i attuale, questo 4, perché è appena stato assegnato nell'iterazione attuale. Ma è l'ultimo, il più recente. Una variabile non si può mai ricordare i valori precedenti che ha avuto. Quindi ogni volta che aggiungo un valore, lo sostituisco quello precedente, questo già ci siamo abituati. Qua semplicemente li lascio scritti per aiutarmi a capire cosa succede. Quindi una cosa che il nostro cervello non è tanto capace a fare è ragionare avanti e indietro nel tempo, e per aiutarci a ragionare lo trasformiamo nello spazio. E quindi possiamo vedere, andando avanti e indietro su queste righe, cosa succede nel prima e dopo delle iterazioni. Questo nelle slide, nel libro, viene chiamato hand tracing dei cicli, cioè tracciamento a mano vado avanti, passo passo, vedo cosa succede. Essendoci variabili che vengono aggiornate, conviene queste variabili mettere, non avere solamente una casellina, ma una tabella che elenchi i loro valori.
e questi valori qua li abbiamo azzeccati giusti. Sapremmo sintetizzare cosa fa questo programma se fossimo nell'ora di analisi? Calcola, che cosa sta calcolando questo programma? Calcola una successione. Che successione è? SI uguale? No, SN, l'ennesimo termine della successione? È la somma degli interi minori di N, giusto? Somma di I con I minore di N, o minore uguale, minore uguale. No? Vedete che con 0 stampa 0, con 1 stampa 1, con 2 stampa 3, che è 1 più 2, con 3 stampa 6, che è 1 più 2 più 3, con 4 stampa 10, che è 1 più 2 più 3 più 4. Non lo dico al prof di matematica. Questa variabile totale, e il nome ci doveva già, è una variabile che qua viene aggiornata in un ciclo, anche lei ha un comportamento particolare, parte da zero, ogni volta gli viene aggiunto qualcosa, okay? Che non è sempre uno. Vi è aggiunto qualcosa, in questo caso è i, ma poteva essere i al quadrato, poteva essere, non so. E alla fine del ciclo che cosa avrà? Avrà un valore che è pari alla somma di tutti i valori parziali che ha visto nelle varie iterazioni della sua vita. Se dovessi dare un nome a questa variabile la chiamerei accumulatore. Raccoglie e accumula ciò che vede. Alla fine ha un valore che è dato dalla somma, in questo caso somma perché c'è più, la somma di tutti i valori che ha visto, quindi ho una sommatoria da fare di tanti valori, allora io faccio un ciclo che mi calcoli i singoli valori e poi dentro un accumulatore che man mano che genera i singoli valori li mette dentro la sommatoria. In Python non posso fare una sommatoria con un numero variabile di termini, posso sommare un termine alla volta. Allora se devo sommare 100 termini avrò un ciclo che in 100 iterazioni somma ciascuna volta un nuovo valore al valore precedente, alla somma precedente parziale, aggiunge un nuovo pezzo e crea una nuova somma parziale costruita aggiungendo alla precedente somma parziale l'elemento attuale. E alla fine di tutte le iterazioni questa somma parziale diventerà la somma totale. Però non lo posso calcolare di botto, devo calcolare un pezzo per volta. Quindi quando ho delle formule da calcolare mi devo sempre chiedere, okay, se riesco a scriverla bene in modo compatto, ma altrimenti se la formula contiene una sommatoria, una produttoria, qualcosa di questo genere, magari l'ho imposto in modo da calcolare un termine per volta e poi metterli insieme in questo modo. Ecco, quella sotto si comporta esattamente nello stesso modo, ma c'è il segno meno, e quindi sommerebbe, ci verrebbe da dire che questa seconda calcola la somma di meno i, no? Oppure meno la somma di i è uguale. Solo che chi ha scritto questo codice si è dimenticato di una cosa. Che se total parte da 0 e gli sottraggo qualcosa ogni volta, la condizione total minore di 10, che prima era bellissima, adesso non funziona più. O meglio, funziona troppo, cioè è sempre vera. Total è meno 1, meno 3, meno 6, meno 10, diventa sempre più negativo e quindi sarà sempre più minore di 10, se così si può dire. Quindi questo è un ciclo che forse calcolerebbe questa sommatoria, peccato che non si ferma quando deve, non si ferma al 10. Andrebbe ancora avanti, non
non dico all'infinito, ma perché prima o poi stacchiamo la corrente, ma non ha nessun motivo per fermarsi. Quindi questo, secondo ciclo, è un errore di programmazione. Un errore di programmazione perché è un ciclo nel quale io non sono stato capace a garantire che la condizione diventasse falsa. Oh, è una svista, non è che sia un errore madornale. Però può capitare. Ed è tanto più difficile da vedere quanto più ci siamo convinti di quello prima. Abbiamo ragionato su quello prima, abbiamo visto, ok, cambiamo, devo fare la somma dei numeri negativi, ok, ci metto meno. E mi sono dimenticato di andare a controllare là. No? Perché a volte ci sono cose che ci vanno talmente in automatico che non ci viene in mente di controllare. E poi ci fanno perdere un'ora per capire perché non funziona. Quindi le banalità sono le trappole che ci sono sempre. Ok, il terzo cosa dice? I uguale 0, total uguale 0, poi dunque lui le somma negativi i numeri, no? Li sottrae perché total meno i, quindi dovrebbe fare meno 3, meno 6, 10. Peccato che in realtà non faccia nulla. Io qua in queste tre istruzioni posso scrivere ciò che voglio, perché tanto questo ciclo non viene mai eseguito. Perché non viene mai eseguito? Perché la condizione è total minore di 0, total è uguale a 0 inizialmente, e quindi poi dopo diventerebbe minore di 0 se mai riuscissi a entrare in quel ciclo, ma non lo è, non ci entro, perché inizialmente 0 minore di 0 è falso e quindi questo ciclo qua viene eseguito, non viene mai eseguito, viene eseguito 0 volte. Questo è un esempio di un ciclo la cui condizione è già falsa in partenza e quindi non entra manco per prova, vediamo cosa c'era qui dentro, no, semplicemente viene saltato. Ok, quindi quando abbiamo in questi tre casi, sono tre cicli che sono governati dalla variabile total, perché è la variabile che decide quando entrare, quando continuare e quando uscire. Nel primo caso funziona bene, perché la condizione è vera in partenza e diventa falsa prima o poi, grazie all'incremento. Nel secondo caso la condizione è vera in partenza ma non diventa mai falsa, quindi è un problema. Nel terzo caso la condizione è falsa in partenza e quindi non entra neppure. Dunque, altre cosine? Altre variabili, total maggiore, questa qui cosa fa? Questo è un altro esempio di una condizione, total uguale 0, total maggiore uguale 10, parte falsa, partiamo già male. Qui qualcuno forse che ha scritto questo while pensando di scrivere la condizione che mi dice quando sono arrivato. Questa sarebbe una condizione di uscita. Ma l'istruzione while vuole invece una condizione di iterazione, vuole il contrario. Quindi questa anche non fa nulla, non entra mai nel ciclo, e quest'ultima, dunque 0, 0, total maggiore uguale 0 entra perché c'è un maggiore uguale, e però va avanti all'infinito anche questo, perché itera se total è un numero positivo, io parto da 0, e ci sommo sempre dei valori di i, i quali a loro volta sono positivi perché parto da 0 e sommo sempre 1. Quindi questo total assumerà dei valori positivi sempre più grandi, ma nessuno di questi valori potrà rendere falsa questa condizione, anzi la rendono sempre ancora più vera, no? Perché il valore total che vedo ad ogni iterazione sarà sempre positivo e sempre maggiore di quello precedente, quindi non c'è nulla che mi possa fermare. Quindi anche in questo caso avrò un ciclo infinito. Quindi, avere un ciclo infinito è sempre sbagliato, è sempre un errore. Avere un ciclo che non viene mai eseguito non è detto che sia un errore. Cioè, se lo faccio volontariamente potrebbe non essere un errore. Potrebbero esserci, possono esistere dei casi in cui non ho veramente nulla da fare e quindi mi va bene non fare neanche un'iterazione. Ok,
Ecco, un caso frequente in cui casco in un ciclo infinito, alcuni li abbiamo visti, quando inverto la condizione del while, metto maggiore al posto di un minore o cosa del genere, allora rischio di cadere in un ciclo infinito. Il caso più frequente invece è quando semplicemente mi dimentico di aggiornare la variabile che governa il ciclo. Quindi io sempre queste tre domande me le faccio. Quando vedo un ciclo mi chiedo: chi è la variabile che comanda? Come l'ho inizializzata e come la aggiorno? E beh, poi c'è anche che condizione ci ho messo, vabbè, ovvio. Quando identifico la variabile che governa è quella della condizione. Mentalmente sono abituato a farmi queste domande semplicemente per non dimenticarmi un pezzo. Ho dimenticato di inizializzarla, lei o mi dà un errore oppure parte da un valore che non c'entrava niente perché in un'altra parte del programma magari avevo usato quel nome di variabile. Ma soprattutto se non aggiorno il ciclo si ripete troppo uguale a se stesso. Così come se abbiamo dei cicli governati da un contatore, quindi una variabile che ad ogni iterazione si incrementa di 1, e si possono impostare in modi diversi, qui ci abbiamo due cicli che fanno la stessa cosa, cioè vengono eseguiti 5 volte, conto le dita della mano, 1, 2, 3, 4, 5, con la differenza che nel primo caso il contatore viene inizializzato, la condizione è sempre su finger che viene incrementata. Nel primo caso lo inizializzo a 0 e controllo che sia minore di 5, minore stretto. Nel secondo caso lo inizializzo a 1 e allora dovrò mettere un minore uguale per arrivare al valore finale compreso. In entrambi i casi eseguo questo ciclo 5 volte. Nel caso di sinistra, che è quello più naturale, anche se a voi sembra forse meno, le 5 iterazioni corrispondono ai valori 0, 1, 2, 3, 4 della variabile di controllo. Nel caso di destra le 5 iterazioni corrispondono ai valori 1, 2, 3, 4, 5, come conterebbe una persona normale. La persona normale direbbe la prima iterazione è l'iterazione numero 1 e l'ultima sarà la numero 5. Un informatico dice la prima iterazione è la 0 e l'ultima è la 4. Abbiamo già imparato a contare così quando contiamo i caratteri delle stringhe. Allora in questo caso se 4 è l'ultimo elemento, 5 che sarebbe il numero di elementi va già escluso. È il motivo di questo minore. Noi usiamo molto spesso questa, cioè contiamo a partire da 0 per una serie di motivi pratici, no? Uno, perché la variabile di controllo mi dice effettivamente quante iterazioni davvero ho fatto. Se io non entrassi in questo while, è 0, rimane 0. Hai fatto le iterazioni? No. Quindi mi dice quanti, conta effettivamente quante cose ho fatto. Lo incremento, lo porto a 1 solo dopo che effettivamente ho fatto qualcosa. Mentre qua parte da 1 e quindi dovrei dire, ok, se vale 3, quanti giri hai fatto? 3 meno 1. Io qua a occhio vedo quante iterazioni faccio, quante? 5 meno 0. 5 meno 0 fa 5. Parto da 0 compreso, arrivo a 5 escluso, quindi ne ho fatte 5. Qua parto da 1 compreso e arrivo a 5 compreso, perché c'è il minore uguale. Allora da 1 a 5 quanti sono? Allora 5 meno 1 più 1, perché 5 meno 1 fa 4 più 1 perché sono compresi da entrambi gli estremi. Che sono quisquiglie, però nel ragionamento questi più o meno 1 ci danno fastidio. E alla fine, quando io esco dal ciclo, qua sotto,
La variabile finger vale 5, perché 5 è il primo numero che non è minore di 5. Qua invece la variabile vale 6. Che dici, da fastidio, perché ho contato fino a 5, alla fine la variabile di controllo vale 6. Ma sì, per forza, perché l'ultima volta quando valeva 5 l'ho ancora fatto, poi l'ho incrementato ancora una volta, è diventato 6, e il 6 è quello che mi ha fatto uscire dal ciclo, perché 6 minore o uguale 5 è diventato falso. Quindi, ovviamente, a Python non ne può fregare di meno se usiamo una o l'altra variante, ma normalmente ci abituiamo a contare partendo da 0 perché è più comodo. Ci sono meno casi particolari, ci sono meno più o meno 1 da tener conto in mente quando cantiamo, quando verifichiamo cosa abbiamo fatto. Ma io qua, finora abbiamo semplificato, abbiamo detto ci sono i cicli governati da una condizione, tipo quella dell'investimento, ci sono cicli governati da un conteggio, numero di iterazioni fisso. Il mondo non è mai così semplice, esistono anche tutte le possibili combinazioni. Allora proviamo a capire cosa fa questo pezzo di programma. Proviamo a non leggere il testo, ma a guardare direttamente il codice. Allora, lui parte con count uguale 0, che il nome, se non mi inganna, lo userà come contatore. Andiamo a vedere se davvero count lo usa come contatore. Ma lo usa count minore di 10, sì, e poi count uguale count più 1. Sì. Guardando solo la variabile count, mi viene da dire che questo è un contatore che conta 10 iterazioni. Parte da 0, minore di 10. Quindi assumerà i valori tra 0 e 9. Facendo fare questo while, se fosse solo per lui, se dipendesse solo da lui, 10 iterazioni da 0 a 9. Poi però c'è, e cosa fa questo ciclo? Legge un numero, input number lo converte in intero, lo mette dentro A, poi controlla A, e poi vediamo cosa fa, e poi stampa che il numero, che è un valore di conteggio uguale a. Quindi number 1 uguale 7, number 2 uguale 9, eccetera, eccetera, man mano che le inserisco. E poi incrementa. Quindi se noi non guardiamo le linee dove compare ok, questo programma cosa fa? Legge 10 numeri e li stampa. E a fianco di ciascuno scriverà numero 1 uguale quello che ha inserito, numero 2 uguale quello che ha inserito, numero 3 uguale quello che ha inserito. Ok? Il count più 1 è semplicemente perché l'utente del nostro programma normalmente non è un umano, non è un informatico. E quindi se gli dico ha inserito il numero 0 che ha inserito vale 7, dice come numero 0? Ma come conti? Allora, quando ci interfacciamo con gli umani, contiamo a partire da 1, quindi sommiamo 1, no? Per rendere comprensibile cosa stiamo facendo. E poi c'è però questa variabile di disturbo ok. Allora, questa variabile ok uguale true, vabbè, è una variabile a cui ho assegnato un valore booleano, vero. E eventualmente a volte dentro il ciclo verrà assegnato a questa stessa variabile il valore falso. Quindi è una variabile che viene inizializzata fuori dal ciclo, aggiornata dentro il ciclo. E questa variabile concorre al governo del ciclo, perché nella condizione c'è anche lei che dice la sua. Allora cosa dice questa condizione AND? Queste sono due condizioni in AND. Il primo pezzo dice che il contatore è minore di 10, ok. Il secondo pezzo mi dice che ok deve essere vero. AND è l'AND di due valori logici, booleani. Quello di sinistra l'ho calcolato con un operatore relazionale, con un confronto. Quello di destra ho preso una variabile dentro la quale è stato proprio salvato un valore booleano. In questo caso inizialmente true. Quindi, quando io arrivo qua la prima volta, cosa vedrò?
count 0, 0 meno 10, true. Ok, true anche lui. L'end mi dice true, true, ok, va bene. True and true mi fa true e quindi entro nel ciclo. Leggo un numero e l'utente ha inserito un numero, 7. 7 uguale 0, no, e allora vado avanti, stampo numero 1 uguale 7, incremento count e torno su. Quindi questo ok in qualche modo mi tiene aperto il cancello. Se finché ok è true, questa condizione end rimane vera. Ma cosa succede invece se l'utente inserisce a un certo punto, quindi inserisce il primo numero 7, inserisce il secondo numero, inserisce il numero 3, a 3 è diverso da 0, 3 è uguale a 0, no, e allora passa sotto, stampa, numero 2 uguale 3. Ripeti, la terza volta l'utente decide di inserire 0. Allora, se l'utente decide di inserire 0, a è uguale a 0, if a uguale a 0 diventa vero. Diventa vero e quindi metto la variabile ok al valore falso. Fin qua non succede nulla, non è che esploda nulla. Ho cambiato il valore di una variabile booleana, l'ho aggiornata dentro un ciclo. Poi, questo if non ha un ramo else, quindi proseguo normalmente, stampa numero 3 uguale 0. Incrementa il count, che a questo punto varrà 3, valeva 2 nella mia simulazione, adesso vale 3. 3 minore di 10, sì. And ok. Ok, adesso quanto vale? Beh, vale falso, perché l'ho segnato qua. Io mi sto facendo a mente la tabellina con le varie colonne che avevamo fatto prima, no? Adesso ok vale falso e quindi questa condizione end vede che la parentesi vale true, ok vale false. E l'end tra vero e falso è falso. E quindi esco dal ciclo. Detto in parole semplici, sintetiche, questo ciclo legge e stampa 10 numeri, ma si ferma prima se l'utente inserisce 0. Legge dall'utente dei numeri fermandosi quando l'utente inserisce 0 e in ogni caso non stampa mai più di 10 numeri. Quindi la condizione di terminazione di questo ciclo è che l'utente abbia già inserito i 10 numeri, quindi ha inserito i suoi terminato l'inserimento dei 10, oppure che abbia inserito uno 0 e allora a quel punto decide di uscire prima dei 10. Se ok diventa falso, count non arriverà mai a 10. Perché dal ciclo esco. Quindi in questo caso una combinazione doppia. C'è un conteggio che mi fa finire il ciclo. Count diventa 10. Esco. E un evento che mi fa uscire dal ciclo, cioè l'utente ha inserito 0. Io ingenuamente avrei cercato di scrivere, se mi avessero detto, leggi una sequenza di numeri, il programma interrompe la lettura quando ho letto 10 numeri, e questo lo sapevo fare, oppure quando leggo il numero 0. Allora, io avrei scritto while count minore di 10, a è uguale input, if a uguale 0 per star dietro a questa cosa, e qua dovrei scrivere if a uguale 0, esci dal ciclo. Questo è ciò che mi dice il testo, no? Se l'utente inserisce a 0, esci dal ciclo. Ma non esiste nessuna istruzione che dice esci dal ciclo. Per far sì che io esca dal ciclo, quindi smetta di girare, devo far sì che la condizione che governa il ciclo diventi falsa. E allora ho un mini paradosso. Io qui so se devo uscire o no. Ma l'unico modo, l'unico punto in cui posso sfruttare questa informazione che devo uscire è qua, nel while. Quindi il while deve dire, guarda,
conteggio meno le 10, e per caso nell'iterazione precedente avevi visto uno 0? Cioè il while lavora su un'informazione che ho conosciuto prima e che in qualche modo mi devo ricordare fino a quel momento. La variabile ok ha esattamente questo scopo: fotografare una condizione nel momento in cui avviene e ricordarsela dentro la sua variabile ok fino a quando non servirà a sapere se era avvenuto oppure no. Le variabili logiche spesso si usano in questo modo. In gergo le chiamiamo flag. Flag sta per bandierina, no? Non sta, significa per bandierina. Cioè io ho messo una bandierina lì per ricordarmi che una certa cosa è successa. Ho messo la bandierina sulla luna per ricordarmi che ci sono stato, perché magari mi dimenticavo. No? E quindi questa bandierina può essere messa o tolta, vero o falso, e la posso andare a consultare quante volte mi serve. Dimmi. No, lui non leggerebbe, la sua domanda è, non legge solo 9 numeri anziché 10? Ma perché mai? Con count uguale 0 legge, con count uguale 1 legge, con count uguale 2 legge, con count uguale 3, fammi andare avanti, con count uguale 9 legge. Quindi ti ho dato 10 valori diversi della variabile count, da 0 a 9. No, è un classico ciclo, parte da 0, minore di 10, vuol dire 10 volte, i cui valori saranno tra 0 e 9. Inizio compreso, valore iniziale compreso, valore finale escluso. Ok? Allora, qui è facile, poi questo codice qua è scritto anche in modo non troppo, non è commentato, non è spiegato, però questo uso qua delle variabili logiche lo troviamo spesso. Ok? Proprio perché la sintassi del linguaggio mi obbliga, mi richiede, diciamo, di mettere certe condizioni in certi punti, ma l'informazione può arrivare da parti diverse. No? È un po' come la marmellata, no? Se voi rubate la marmellata, quando la mamma non c'è, quest'età qua non si fanno più queste cose, ma la mamma quando arriva a casa se ne accorge lo stesso, no? Dice, ma come hai fatto a saperlo che non c'eri quando l'ho rubata? Perché hai le dita sporche di marmellata. Oppure... E il flag è la stessa cosa. Se era true e nessuno l'ha toccata, rimane true. Se qui la trovo falsa, questa variabile, è perché qualcuno l'ha cambiata. E visto che l'ho cambiata qua, se l'ho cambiata vuol dire che A era uguale a zero. Ragionamento investigativo, al contrario. L'unico modo per avere ok uguale falso sulla riga del while è che io abbia visto nell'iterazione precedente A uguale 0. Hai le mani sporche di marmellata, era A uguale 0. E questo è il modo più pulito, se vogliamo, di gestire l'uscita da un ciclo che dipende da più condizioni multiple. Poi ci sono, ma non ve le racconto, delle mini porcherie. In realtà, quando ho detto la frase prima, non c'è modo di dire adesso esci dal ciclo, ho visto qualcuno che storceva il naso, diceva ma no, ma io lo so il modo, lo so anch'io. E ci sono due istruzioni che si chiamano break e continue che fanno questa cosa qua, che ti permettono di uscire da un ciclo immediatamente, senza aspettare la terminazione del ciclo, senza aspettare che la condizione diventi falsa. No? In particolare, in questo caso, l'istruzione che cercavamo era break. In questo caso, se avessi scritto if A uguale 0, break, come istruzione, anziché ok uguale false, avrebbe interrotto il ciclo e avrebbe portato l'esecuzione del programma all'istruzione successiva al ciclo while. Poi c'è anche l'istruzione continue, che è più strana e un po' più inutile, che interrompe l'iterazione corrente e passa all'inizio dell'iterazione successiva. È un po' come dire salto un giro, salto questo giro e passo quello dopo, ma rimane dentro il ciclo while.
Il motivo per cui abbiamo speso più tempo sulla gestione dei flag booleani che non logici, che non sul break, è che break si può usare in un contesto specifico, quando è un ciclo solo. Nel caso che voi avessi, come potete immaginare che esistono, dei cicli annidati uno dentro l'altro, break non funziona perché ti fa uscire solamente da uno e non da una concatenazione di cicli. Lavorando con le funzioni logiche posso fare ciò che voglio, quindi è il caso generale. Ok, fatemi solo vedere se... Ok, l'ultimo concetto che accenno già adesso, e poi mercoledì andremo avanti, ma in realtà l'abbiamo già visto, lo zero dell'esempio di prima, i fa uguale zero, fa in modo di uscire dal ciclo, è un valore anomalo. Cioè il mio programma richiedeva all'utente di inserire dei numeri e a seconda del numero che inserivo lo stampava, tranne lo zero, che aveva un significato particolare, quello di interrompere il programma, interrompere il ciclo. Allora, questo meccanismo, no, prende nome di utilizzo di valori sentinella, cioè quando io ho una serie di numeri, come faccio a dire quando questa serie di numeri è terminata? Cioè, o so quanti ce ne sono, sono sicuramente 28, e allora li leggo 28, li conto, e quando ho letto il 28esimo ho finito, ma altrimenti come faccio? Se io dovessi fare, che ne so, un programmino molto semplice, fai la media dei voti, e quanti voti hai? Non lo so. Allora, te ne faccio inserire un po', e poi devo darti modo di dire ho finito di inserire i dati. Questo ho finito di inserire i dati lo posso realizzare identificando un valore anomalo, un valore particolare, tipo uno zero o un asterisco, oppure batto invio su una riga vuota, quindi stringa nulla, che il programma riconosce come intenzione di terminare l'inserimento. Ok, quindi una sequenza di lunghezza ignota, non so a priori quanti elementi ci sono, per capire che la sequenza è finita, devo avere un valore riconoscibile che mi dica è finita. Questo valore deve essere un valore che non può comparire come valore, come dato vero. Se io facessi il programma per calcolare la media dei voti e mettessi come valore sentinella 30, non sarebbe bello. Reinserisci il valore dei tuoi voti, tra parentesi, se inserisci 30 vuol dire che è finito l'inserimento e quindi vuol dire che i 30 non li posso mettere, no? Devo scegliere come valore da usare come sentinella, come terminatore della sequenza, un valore che non faccia parte dei dati, che non possa essere confuso con un dato lecito. Cioè, un meno 1, un asterisco, una capo, uno 0, anche se 0 come voto ci sta. No, non è vero, perché i voti sono da 18 in su, prima non sono voti. Non sono voti che contano nella media. Quindi, identifico un valore particolare, e poi potrò, in questo caso, il valore 0 è il valore che viene usato come sentinella, no? Per cui viene sommato solamente il sommatore di 0 e se il risultato è un valore negativo. In questo programma il ciclo si ferma non appena inserisco un valore negativo. Allora conviene sempre ragionare dal ciclo e poi vedere il caso particolare, dall'iterazione generica, immaginiamo di aver già fatto 2 o 3 giri, vediamo cosa succede e solo dopo pensare alla prima iterazione che si comporta in modo diverso. Allora, qual è la condizione che va avanti? Salario maggiore o uguale a 0. Cos'è salario? È una variabile che ho appena letto dall'utente. Quindi questo mi sta dicendo, se l'utente inserisce un valore, poi faccio dei conti ma non vanno a modificare il valore di salary, quindi non mi interessano
sul governo del ciclo mi interessa solamente ciò che succede alla variabile salary. Viene inserita dall'utente. Se l'utente inserisce 0, 1, 2, 3, 7, 1000, questo ciclo va avanti, perché è maggiore o uguale a 0. Se l'utente inserisce un numero negativo, che non sia maggiore o uguale a 0, quindi un qualunque numero negativo, meno 8, viene inserito e l'iterazione successiva, la condizione diventa falsa ed esce. Quindi questo ciclo permette all'utente di inserire dei dati e il termine dell'inserimento viene identificato come valore sentinella pari a qualunque numero negativo. Perché c'è questa if sotto? Beh, se questo qua conta lo stipendio totale, quando l'utente inserisce meno 1 per uscire, quel meno 1 non deve essere sommato al totale. Quindi questa condizione qua mi dice, guarda, se tu inserisci un valore vero, un 1000, 2000, 500, 800, quello che è, io, e quindi positivo, aggiorno il totale. Ma se per caso inserisci un numero negativo, che guarda caso è il valore che un attimo dopo mi farebbe uscire dal ciclo, io evito di processarlo, evito di sommare questo valore, che è un valore fittizio, è un valore sentinella, ai dati. Cioè mai mescolare le sentinelle con i dati, in altre parole. Questa è una variabile che viene aggiornata dentro il ciclo, quindi dobbiamo ancora chiederci l'altra domanda, prima di poter andare via, è: e l'inizializzazione? La variabile viene testata, viene aggiornata, viene anche inizializzata prima del ciclo. A che valore? Allora, teniamo presente che qualunque valore io scriva qua verrà sovrascritto subito qui. Quindi che io metta 100, che metta 90, che metta 1 milione, subito dopo lo dimentico e lo sovrascrivo. Devo solo mettere un valore che mi renda true questa condizione, in modo da poter entrare la prima volta nel ciclo. Poi dopo il ciclo decide da solo quando andare avanti, ma la prima volta devo forzare l'ingresso mettendo un valore che renda sicuramente vera la condizione. E quindi un qualunque valore maggiore o uguale a 0. 0 è neutro, tranquillo, non fa male a nessuno e ci piace. Ok? Ci vediamo mercoledì.